Buongiorno a tutti, siamo qui con Roxy e l'argomento che voglio trattare oggi è la redine di controllo. Cosa voglio dire con questa redine di controllo? Beh, prima di iniziare a spiegarvelo, guardatevi un attimo questi 15 secondi di video e poi ne riparliamo. Quello che gli stiamo cercando di creare insieme a lui è di seguire il tracciato del cerchio grande usando una redine alla volta, perché chiaramente lui. Cosa fa? Non è successo niente. Se avete visto questi 15 secondi di video, si vede bene che con quel cavallo che stavo montando, il cavallo è partito molto forte e la mia prima reazione istintiva non è stata quella di prendere e tirare due redini per controllarlo, ma bensì di usare una redine e, come abbiamo detto, la redine di controllo, che è l'argomento che trattiamo oggi. Quando si parla di redine di controllo, perché? Perché controlliamo fondamentalmente il posteriore di questo cavallo, di quel cavallo, va bene? Perché quando noi andiamo ad agire per controllare il cavallo, quando fa questa che ha fatto questa questo scatto in avanti, va bene? E andiamo a prenderlo a due redini, molto spesso non abbiamo successo, soprattutto con cavalli molto verdi, perché quel cavallo è un cavallo che è stato montato solo 4 volte, quindi è un cavallo in addestramento, è un pulito in addestramento, e mai e poi mai oserei tirare due redini, per controllare questa sua fuga, ma semmai lo controllo con una redine. E ho parlato di fuga, il cavallo è andato in fuga. La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere in maniera molto veloce, flettere, e di modo che il posteriore, come vedete, si ingaggia, qui si vede lentamente, e il cavallo perde potenza, diciamo, e impulso da questo motore che lo rende sempre più emotivo nella fuga, perché, come si sa, i cavalli, no, la prima reazione che hanno quando c'è qualcosa che non va, scappano. E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di controllare questa loro parte istintiva, che per l'appunto è la fuga. Bene, ora passiamo al video didattico e volevo condividere con voi la tecnica per la redine di controllo. Allora, la redine di controllo, quando io la insegno agli studenti, chiaramente la insegno su cavalli calmi e su cavalli che già la conoscono, ma anche se non la conoscono, l'importante è non mettere un allievo o uno studente su un cavallo troppo verde, perché non sarebbe coerente, diciamo. Quindi andiamo a vedere un pochino. Prendo questa redine, come vedete, allargo, questo è quello che insegno, faccio chiudere le dita lentamente e riapro. Il cavallo deve flettere il collo tranquillamente proprio con questa sequenza qui. Quindi faccio scivolare la mia mano sulla redina una volta per dire al cavallo: sta arrivando qualcosa da qui. E di nuovo prendo e vedo se piano piano lei può seguire la sensazione, il suggerimento che gli do. Come vedete, la redina è morbida, gioca un po' col mio piede, non è niente, e lascio. Questo è un bel test da fare, lo facciamo anche a destra. Per tutti, è anche un test un po' provocatorio, se volete, magari, provare a vedere se il cavallo può flettere la testa sia a destra che a sinistra senza muovere i piedi e lasciando la redine morbida, come se lui si trovasse comodo a fare questa cosa qui, e la via d'uscita è flettere la testa. Vi ricordo anche, per chi magari non ci fa tanta attenzione, quando i cavalli flettono il collo, loro non possono più fare niente, diciamo, comunque sia, non possono scappare. Quindi è anche un argomento da trattare di questa rete di controllo, che può parlare anche di fiducia, perché quando il cavallo flette la testa così, e lo rifacciamo vedere, redine di controllo, vedete, una mano flette il collo del cavallo e l'altra mano si reggerà forte al pomello, ok? In questa posizione qui il cavallo non può scappare, quindi ci sta, diciamo, donando, e ci sta dicendo che si sta fidando di noi e che comprende l'idea. Ok? Ecco fatto. Questo era un piccolissimo video didattico, spero vi sia di aiuto. E vi ricordo che qui da noi è possibile chiaramente fare lezioni private e mirate su qualsiasi tipologia di problema che ha il cavallo, e anche delle bellissime lezioni di gruppo. Quindi vi invito a visitare la mia pagina e il mio canale YouTube. Buona giornata a tutti!